tutto campo è offerto da Olio Fiat VS e HPX, l'olio fatto da chi di motori se ne intende. Signore e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento con A Tutto Campo. L'argomento di stasera non poteva che essere la vigilia di Napoli-Juventus, sfida più che mai decisiva per lo scudetto. Vigilia che vivremo con Roberto Bettega, con il vecchio e il nuovo regista del Napoli, Eraldo Pecci e Francesco Romano, e dai nostri studi di Torino con Michel Platini. Ma più ancora che da questi pur prestigiosi ospiti, la vigilia di Napoli-Juventus andava illustrato dal personaggio che, dopo aver fatto grandi in passato Inter e Juventus, ha dato il là alla costruzione di questo grande Napoli. Italo Allodi ha scelto A Tutto Campo per la sua rentrée televisiva. Vediamolo nel servizio di Marino Bartoletti. Forse tantissimo, ma ti ha anche tolto tantissimo. Se l'orologio della tua vita tornasse indietro i 2 anni, tu rifaresti tutto quello che hai fatto, sì, torneresti sì, a Napoli? Sì, sì, tornerei a Napoli. Anche se sto pagando molto caro questo lavoro, questa collaborazione, diciamo così. Certo che però ho avuto talmente tante cose dal Napoli e dai tifosi del Napoli che mi appagano di qualsiasi delusione o qualsiasi sofferenza passata. Quando arrivasti a Napoli 2 anni fa, promettesti vinceremo lo scudetto in 2 anni. Qualcuno allora non ti credette, ma questo scudetto adesso è vicino o lontano a tuo parere? Secondo me è un momentino allontanato, ma non tanto per il valore diverso del gioco e dei giocatori, bensì per l'arma grossa che abbiamo dato in mano a quelli che si aspettano, direi, come franchi tiratori, in quanto psicologicamente dovremmo stare attenti a non pagare questa sconfitta. Tutti sperano, forse giustamente, forse secondo il mio punto di vista certamente no, in un riaggancio. Ci sono squadre che hanno dimostrato di essere capacissime di riagganciare anche, direi, squadre lontane, come la Roma l'anno scorso, che fece un campionato finale di campionato splendido. Quindi direi che loro sono abituati a queste imprese difficilissime, mentre noi non siamo abituati a vincere lo scudetto e quindi potremmo pagare lo stress di questo momento in cui tutti ci attaccheranno e vorranno dimostrare che l'avevo sempre detto io che non era una squadra da scudetto, invece l'avevo sempre detto che era da scudetto. Certo, nella vita come nello sport è difficile che qualcuno ti regali qualcosa, però è bello meritarsi le cose fino in fondo, vero Italo? Sì, e credo sia anche molto bello questo, perché alla fin fine, quando tu arrivi a casa il mattino dopo ti fai la barba, devi solo ringraziare te stesso, non hai debiti morali verso nessuno, non hai preoccupazioni da nascondere, ma sei semplicemente appagato per quello che hai fatto assieme al gruppo con il quale lavori. Il Napoli forse il più l'ha fatto, ora quali sono gli errori da evitare? È quello probabilmente di far diventare euforico e speranzosa quelle squadre che ormai pensavano di essere tagliate fuori. Se avessi davanti a te i giocatori, i tuoi giocatori del Napoli, quelli che ti dedicano i gol, quelli che ti ricordano ancora, cosa vorresti dire loro in questo momento? Che giocassero tranquilli, non ascoltassero in questo momento, non devono estraniarsi completamente da questo tipo di guerra psicologica che viene fatta loro. Devono ricordarsi che loro hanno fatto 34 punti, che hanno vinto 7 volte fuori casa e non si vince se non si è campione, se non si è una grossa squadra. Quindi devono rimanere nel loro guscio, aiutarsi l'un l'altro, smettere, cioè nessuno fa il Dio, ma comunque in ogni modo lasciare queste parti di recite che non sono foriere di risultati, ma semplicemente stare con i piedi per terra, sapere che se non corri non vinci. Quella del Napoli ovviamente non è una situazione particolarmente preoccupante, ma un allenatore, Bianchi in questo caso, come deve gestire questo momento delicato secondo te?
Ma guarda, io quando sono venuto al Napoli ho avuto il piacere di portare con me Bianchi proprio perché lo ritengo un allenatore completo. E grazie anche alla conoscenza che ha dell'ambiente, direi proprio a Napoli, sono certo, e della conoscenza che ha dei giocatori con i quali vive giornalmente per 7 giorni alla settimana, sono certo che saprà trovare la chiave per aprire questa porta terribile che si chiama Juventus. Ma Juve-Napoli per te è una partita decisiva? Secondo me certamente. Se noi vinciamo domenica il campionato è finito. Che cosa vorresti dire affettuosamente a Maradona? Guarda Diego, siamo nei tuoi piedi. Per favore, giù il cappello e dacci dentro e facci vincere la partita, che tu puoi farlo. E ai tifosi del Napoli cosa vorresti dire? Grazie. Spero di essere con voi fra poco a festeggiare lo scudetto a San Paolo. Francesco Romano ha seguito con la massima attenzione i consigli di Allodi. C'è stato veramente un bel servizio dedicato a una persona, un uomo eccezionale, e si è visto proprio la forza di questo uomo in questo momento delicato. Io penso che siano stati veramente dei consigli sicuramente da mettere in atto, perché la saggezza di questo uomo è incalcolabile, insomma. Eraldo, è stato Allodi a portarti prima alla Fiorentina, poi al Napoli? È sicuramente stato sempre il tuo grande elettore. Ma ce l'ho fatta fare subito una brutta figura. A Firenze c'ero già quando è arrivato Allodi. Però sicuramente mi ha portato a Napoli, e questo ti posso dire che è stato una sua grande così, atto di intelligenza. Perché lui si è reso conto di avere bisogno, secondo lui, di questo tipo di giocatore. È venuto a parlare con me, a chiedere di me, quando si erano lasciati in un modo piuttosto brusco nell'esperienza fiorentina, per cui ha avuto l'intelligenza, la forza di venire a parlare con me, appunto perché per le sue idee, e devo riconoscere che sicuramente mi ha dato una lezione di intelligenza. E poi come ha preso la tua decisione quest'anno di lasciare il Napoli? Ma io avevo avvisato, per cui ci siamo lasciati, direi, da buoni amici. Michele, ha mai provato Allodi a portarti a Napoli? No. No. Mai. Ma sono ancora i tempi in cui c'è la fila fuori dalla tua porta, oppure adesso i tempi sono cambiati? No, perché sanno che sono a fine contratto quest'anno e c'è parecchie richieste. Parliamo della situazione in generale. Tu, prendiamolo di lontano il problema, tu sei per i 2 o per i 3 stranieri? Ma è difficilissimo a rispondere. Penso che c'è una legge in Europa che dice che si può lavorare nel mercato comune tranquillamente. Dunque io penso che legalmente gli stranieri possono venire in tutti i paesi. Seconda cosa, penso che non sono obbligato di essere comprati. E la terza cosa, sono i presidenti che fanno una gestione, e ci sono le tifosi che devono dire: noi siamo per avere un spettacolo maggiore, allora vogliamo, può darsi, comprare più stranieri, ma è un problema difficilissimo da risolvere. Supponiamo che la Juventus vinca la sua battaglia, tu accetteresti di essere il terzo straniero o vorresti continuare a essere il primo? Intanto essere il primo, il secondo, il terzo cambia niente, perché giochi nella stessa squadra e non ti consideri uno dei 11 giocatori. Dopo, soltanto io ho detto ai giornalisti che non volevo essere il pallino della Juve, sì, a andare a difendere il problema degli stranieri in Italia essendo straniero. Cioè ti sei dissociato in pratica da questa linea della società, tu non ti presti ad un'operazione societaria? Assolutamente, sono le fatti della società, io devo pensare a fatti miei, e non mi sento nell'obbligo di andare a difendere il problema degli stranieri in Italia visto che sono straniero.
Parliamo magari di un argomento adesso che forse ti mette un po' più di buon umore. Allora, la tesi dell'avvocato Agnelli, l'avrai letta anche tu, è che la vera Juve è finita 3 anni fa e che per 3 anni l'ha tenuta in piedi un certo Michel Platini. Tu cosa ne pensi? Ma è simpatico l'avvocato, ma penso che... perché ho fatto tanti gol, l'ho tenuto, bisogna sempre finalizzare l'azione, dunque bisogna sempre di uno che fa dei gol per provare di vincere. Ma per poter vincere le partite bisogna che gente corre, che gente fa i passaggi giusti e gente che fa l'ultimo assist. E in questo fatto la Juve di 2 anni fa aveva più giocatori che erano in grado di farmi passaggi in porta. E io ero nella mia funzione di fare gol, visto che avevamo una squadra così. Adesso abbiamo una squadra diversa in cui c'è un centravanti che è un attore, c'è un'ala che è Mauro, e prima non c'erano questi giocatori, dunque devo io giocare molto più dietro o diversamente. Prima dovevo per forza andare in porta, e con gente come Bognek, come Rossi, come Tardelli, come Cabrini sulla fascia sinistra facevo sempre gol. Mi pare che Michele ero pronto a riprenderti se avessi sposato in tutto e per tutto la tesi dell'avvocato. Mi pare che, come non avevo dubbi, tu hai centrato in pieno quello che era anche la mia idea. Michel, commentando proprio quell'intervista, un tuo compagno, mi pare Manfredonia, ha dichiarato: se Michel si allenasse seriamente potrebbe ancora essere grande per 2 anni. Tu cosa ne dici? Ma lui mi ha detto che non ha mai detto questo. Cosa avrà voluto dire secondo te? Non lo so quello che ha voluto dire, può darsi che... Che fosse un complimento. Lui mi ha visto questi 2 ultimi anni, può darsi che quello che gli hanno riferito di me sulle 3 primi anni e quello che ha visto lui sulle 2 ultimi anni, può darsi non è la realtà. No, ma io non penso che volesse essere una critica, ma sicuramente solo una constatazione, nel senso di dire: è ancora un grandissimo giocatore che con la mentalità ancora giusta, cioè della volontà, della costanza, può ancora fare grandi cose. Non credo che volesse essere una frecciata. No, non penso, però lui mi ha detto che non l'aveva mai detto, dunque non ci sono problemi, ognuno può avere le sue idee, soltanto lui ha detto che se mi allenavo di più potevo essere anche migliore, e questo senz'altro è vero, bisogna sapere se abbiamo bisogno o voglia di allenarsi di più. Senti, ma perché i francesi ce l'hanno così tanto con te? Perché sono un rompiscatole, penso, perché mi sono sempre ribellato al fatto che mi hanno sempre fatto la morale da uomini, mi hanno sempre criticato nelle mie scelte. Quando ho cominciato io a fare della pubblicità mi hanno criticato, ho cominciato a fare io della televisione come protagonista mi hanno criticato, mi hanno sempre criticato fuori dal campo. Dunque a un certo momento, quando ho avuto 31 anni, ho detto: adesso non sono più un bimbo, la morale vi la fate alle vostre figlie, mica a me. Quel momento loro hanno insistito e non ho più parlato. Hai chiuso i rapporti con loro. Eraldo Pecci, tu hai l'età di Michel Platini, giochi in Serie B per una tua scelta personale, non certo perché la A non ti volesse più. Ti domando: com'è possibile che un talento come Michel Platini alla vostra età possa decidere di smettere? Ma io penso che non esiste un'età per smettere, io penso che esista un'idea, tutto dipende dall'idea, no? Io penso che lui non smetterà, perché secondo me è quello che può dare ancora una traccia, come ha fatto fino ad adesso, uno di quelli che ha lasciato sicuramente un solco maggiore tra gli stranieri venuti in Italia, per cui lui ha ancora tanto da dare, e penso che lo stimolo per darlo gli verrà, perché giocare a calcio per noi giocatori è fondamentale, soprattutto dal punto di vista del divertimento. E io penso, vedendolo giocare, lui si diverte per forza solo a pensare la natura cosa gli ha dato, che tipo di giocatore è.